Signore e signori, buongiorno, ci troviamo al campo sportivo della Vittoria di Via Nazionale di Castelfrentano. Oggi martedì c'è la seduta di allenamento dei ragazzi della categoria juniores qua in fondo. C'è mister Gabriele e mister Mauro. Ciao, ciao Lele. Qua c'è il gruppo invece degli allievi di mister Giovanni Di Giulio. Per loro è il primo giorno di allenamento di questa settimana, è il primo giorno di allenamento in questo campo. Nei precedenti giorni si sono allenati al campo nuovo in erba naturale al nuovo di Via Olimpia. Siamo quasi alle battute finali di questa preparazione nell'imminenza del campionato che sicuramente inizierà i primi di ottobre. Devono uscire ancora i calendari, cioè i gironi, sperando di, per gli allievi, di avere sempre il girone del Chietino. Ecco il nostro, è Christian che ha esordito domenica con la prima squadra. Ha ben figurato. Ecco i primi allenamenti, il primo allenamento qua pomeridiani in questo campo, un misto di allievi. Ecco, per terra mi pare che c'è Michele Daniello già a terra, dolorante. La partitella, ecco, Teddy Mata che c'ha la palla, Match, Federico che gli va addosso, c'è anche Nicola Perlucci che non sta in ottima forma in quanto persiste un dolore alla schiena da un po' di giorni e ancora non svanisce il dolore, ma comunque è voluto tornare un po' ad allenarsi per non perdere ciò che ha guadagnato in questa preparazione precampionato che ha avuto inizio il 20 agosto. Sempre là in fondo i ragazzi della Juniores, è la prima volta in questo, per la società è la prima volta dalla sua costituzione, la Virtus Castelfrentano, costituitasi nel 2015, è la prima volta che abbiamo anche la categoria della Juniores. Quest'anno parteciperemo al campionato Juniores. Gli allievi è dall'anno scorso che abbiamo costituito anche la squadra degli allievi e la ciliegina della torta è stato che quest'anno parteciperemo anche con una squadra femminile di calcio a 5 che domenica faranno il loro esordio in Coppa Italia a Montesilvano. Qua si vede Pitbull con un avambraccio ingessato. Ecco, è uscito anche Lele, si aggrega con i compagni. Lui in mezzo?
Lorenzo Coniberti, detto Pitbull, non si è fatto male in allenamento, ma si è fatto male al Luna Park l'altro giorno, in occasione delle feste di settembre. Signore e signori, alle prossime riprese. Andiamo.